Ragazzi, bentornati. Io sono Itami, siamo al secondo episodio di Detroit Become Human. Il precedente episodio l'abbiamo passato così velocemente, diciamo, ce lo siamo voluti subito levare via dalle scatole, essendo il primo episodio, essendo completamente al 100% la demo che ci ha fatto provare Quantic Dream. Allora, ho fatto un paio di discorsi che reputavo essere importanti da fare nello scorso episodio. Vediamo un attimo come si svolge la storia e dove Quantic Dream e Cage ci vogliono portare con questo nuovo titolo. Quindi continuiamo esattamente da dove avevamo lasciato. 5 novembre 2038, CyberLife Inc., Model AX400. Perfetto, quindi siamo. Questa è completamente la visuale di un androide che è venuto. Che è stato resettato. Vieni, Zoe, andiamo. Ah, siamo esattamente in una media world. Per androidi. Quanto ha detto che costa? Quindi noi siamo sopra dei piedistalli dove ci sono degli androidi che stanno venendo, che sono dei spare part di tutti i lavori inerenti alla casa: imbiancatura, idraulica, giardino, riparazioni. Di notte entra in modalità sorveglianza e contatta i servizi d'emergenza in caso di effrazione. Quindi ci sono. Costa quello laggiù. L'MP800 costa un po' di più, ma è dotato di. L'audio è veramente eccezionale. Noi si sta indirizzando la visuale e l'audio senti veramente in lontananza. Rimetterlo in sesto è stato un po' complicato. Era davvero malconcio, non ricordo cosa gli era successo. Un'auto. Incidente stupido. Ah, ok. Comunque adesso è come nuovo, ma abbiamo dovuto resettarlo. Abbiamo cancellato la memoria. Non le spiace? Nessun problema. Bene. Ha un nome? L'ha scelto mia figlia. AX400, il tuo nome. Cara. Mi chiamo Cara. Perfetto, esattamente come si preannunciava. Ah, ecco il benvenuto di Quantic Dream verso Detroit. E quindi noi eravamo veramente il Cara, a questo punto sappiamo anche il nome Cara Connor. E per adesso spero ci siano anche di diversi modelli. Quindi Connor era il modello, non me lo ricordo assolutamente. E Cara è la X400, quindi ci sono diversi modelli. Diversi modelli hanno diverse caratteristiche, possono compiere mansioni differenti? Presumo proprio di sì. Ad esempio, Cara non credo che abbia diciamo il software, i programmi installato dentro di lei che le faccia compiere calcoli complessi sulla risoluzione della percentuale di missione di completezza. Non dovrebbe servirle, non è il suo scopo. Cara, a quanto pare, cos'è, da compagnia? Un androide può essere un androide da compagnia? Intanto eccezionale l'engine. Ho perso il mio lavoro a causa di un androide. Più reale di questo, ragazzi. Sono il bene e il male della tecnologia. Scritto e diretto da David Cage. È il bene e il male della tecnologia. Quel messaggio di quel clochard, di quel barbone, è veramente. Ti arriva veramente un cazzotto nei denti. Ora 9:38.
Vedete, c'è molto, molto del sentimento. Cioè, chi ha scritto, vai da Bellini Paints, chi ha scritto questi software è veramente, sono veramente degli ottimi programmatori. La, ecco, mi sono anche già dimenticato, la CyberLife si chiamava l'azienda. Sono veramente degli ottimi programmatori, perché stanno veramente facendo vedere nella maniera migliore di come si può. Ah, no, però peccato, non c'è nessuna interazione e non, peccato, non c'è niente di, di qualche dialogo, diciamo, oh, mi scusi, cose del genere. Perché stanno veramente costruendo. Sì, non posso interagire in nessuna maniera. Vedete, cioè, quelli molto probabilmente sono degli, degli androidi, esattamente, perché gli si illumina la, la tempia. Ecco, ecco, anche i vestiti sono molto caratteristici tra gli androidi. Hanno questi giubbotti con questi LED luminosi. Forse, forse non sono dei vestiti, ma è semplicemente, tra virgolette, la pelle del, dell'androide. Bellini Paints non è da questa parte. Ok, non possiamo fare niente. Un'altra domanda che ci ha posto veramente David Cage con questa scena, e che mi ha ricordato molto Io Robot: affideresti tuo figlio a un cyborg? In Io Robot, se vi ricordate, c'era il robot che aveva deciso di salvare, non ricordo il nome del protagonista, però Will Smith. Ti hai premuto R3 per consultare i tuoi BT. Aspetta la luce verde! Ah, dobbiamo aspettare il semaforo! Giustamente! Possiamo attivare? Possiamo premere qualcosa? Don't walk? No. L1. Ban androids. Androids ruin. We want jobs. Vorrei fare una discussione approfondita ora su questo aspetto del lavoro. Intanto complimenti al nostro androide che c'ha due chiappe veramente sode. Premiere 3 per usare il GPS. Ah, 61 metri di distanza, va da Bellini Paints, ritira l'ordine numero 847 da Bellini Paints. Stavo dicendo, di Io Robot, che io vorrei sapere se avessi aspettato un po' di tempo cosa sarebbe successo. È eccezionale, è veramente pieno di vita. Non riesco a concludere il discorso. Lui è un robot anche lui? Human Music, un euro per ascoltare la musica con l'anima. Una musica con anima, scusate, non con l'anima. Quindi lui si sta facendo una propaganda, una pubblicità dicendo: ragazzi, io sono un essere umano. Sentite, è una bella canzone, una bella voce. Io sono un essere umano. Un androide non è capace di fare una cosa del genere. Un androide è, della concezione mia, è pienamente in grado di creare una cosa del genere, e potrebbe crearla anche molto meglio. Però lì c'è scritto un euro per ascoltare musica con anima. Un androide non dovrebbe mettercela all'anima. Andiamo avanti. E in pratica, niente, tagliando corto il discorso perché non riuscirò mai a finire, l'androide salva il protagonista facendo morire la ragazzina in questo incidente stradale. Una pallida copia del creatore. Perché aveva fatto questi calcoli e era riuscito a vedere che Will Smith aveva più probabilità di sopravvivenza. Però, insomma, il film l'avete visto, ragazzi, di sicuro.
come è scritto. Era semplicemente per fare questo collegamento. Complottiamo in attesa del sangue. Insidiamo l'innocente senza motivo. Dio non lo permetterà, no! Egli non lascerà che i suoi figli vengano corrotti da questi demoni artificiali! Perché mi guardi così, demonio? So chi sei. Vedo dentro di te. Sei il supremo portatore del male! Tu sei l'essere che distruggerà Detroit! Cosa? Fratelli miei, dobbiamo ribellarci al peccato! Dobbiamo bruciare gli androidi! Bruciarli tutti! Cosa molto interessante, ha detto lui. Era... è un pazzo visionario... Oh, Bellini Paints. Siamo arrivati. Ha detto, quante cose che vorrei dire. La regia dell'introduzione. Molto bello. Un cinema. Vediamo intanto, scusate ragazzi, ho detto che non riuscivo, che avrei fatto veramente quello che fanno un androide, ma un androide non si metterebbe a... Guarda un po', queste locandine ricordano molto delle locandine reali. Andiamo direttamente al nostro obiettivo, dobbiamo ritirare il pacco. Cosa sono? Un negozio di vernici, di colori? Cambiato assolutamente la prospettiva. Lui? Lei? È un androide? Direi di sì dal giubbotto, non mi sembra di vedere però il LED. Connetti. Identificazione completata. Beh, direi decisamente di sì, che è un androide. Cos'è successo? Si è ritirata la pelle della mano? Sono $63.99. Confermare il pagamento. Paga. Confermo pagamento. Transazione completata. Altro che NFC. Tirare fuori il portafoglio, la scheda, appoggiare la testa al POS. Prendi l'autobus per tornare. Perfetto. Allora, cosa è successo quando abbiamo messo la mano qui? È stato semplicemente un'animazione di scanning o gli si è veramente ritratta quella che dovrebbe essere la sua pelle per fare un'impronta digitale, tra virgolette un'impronta digitale, e quindi essere riconosciuto come lui? O era semplice, usa R1 per cambiare la visuale. Ok, quindi possiamo decidere anche come vogliamo, diciamo, tra virgolette, la regia. La fermata dell'autobus non è da questa parte. Anche lui è... Ok, lo stesso barbone o lo stesso asset utilizzato questo? Il cartello, intendevo. Però, vedete... Ah... Dettagli, le ombre. Ci sono questi droni, la luce. La luce che passava, guardate. È molto bello da vedere. Vorrei vedere un attimo le impostazioni. Allora, menu principale, opzioni grafiche, vorrei vedere i video. Ok, questa è la luminosità, lingua, difficoltà, comandi, audio. Difficoltà, lingua, comandi. Non abbiamo nient'altro, quindi opzioni, menu principale, no, direi di riprendere. Diagramma, possiamo vedere in tempo reale il diagramma? Esatto. Ascolti l'ambulante, visiti il negozio delle belle arti, ritiri il pacco, guardi il predicatore. Il predicatore ammonisce Marcus, quindi potevamo staccare prima del tempo. Benissimo. Android terrore, perché non mi faccio niente. Ah, non posso passare. Massimo 8 unità, 3 ore di... Ah, cos'è? Tipo un sistema di ricarica e intanto dicono di, tra virgolette, parcheggiarsi lì, tipo come vai a dire al FIO, parcheggiati lì, ti venga a prendere poi dopo. Aspetta.
non abbiamo bisogno di un androide. Abbiamo bisogno di dollari per cibo. Se uno vuole essere veramente molto drastico, se uno vuole essere molto drastico e dire ecco lì l'autobus. Dove vai, omino di Lazza? Eh? Si fa sul serio. Ehi gente, abbiamo una di quelle lattine. Guardatelo lo stronzo. Ci rubi il lavoro, ma col cazzo che sai alzarti. Loro possono infrangere le regole, le tre regole. In teoria non potrebbero infrangerle. Non vai da nessuna parte, ti apriamo il culo, pezzo di merda. Però, cioè, nel senso, questo qui è un androide, ma è un androide di una persona. Ecco, perfetto. Cioè, nel senso, è. Diamo una lezione a questo bastardo. È brutto da dire, ma è molto brutto. Dovrò sanzionarvi. Esatto, cioè, perché? Perché? Cioè, mi stai graffiando la macchina in questa maniera. Il tuo di lavoro. Vediamo se ti piacerà. Ok. Via, circolare. Cioè, un androide, da quello che si è visto dalla piccola introduzione, sono degli oggetti personali, sono. La gente li va a pagare, costano un botto, costeranno un botto. E non puoi prenderli a cazzotti, ecco, e appunto, è come se te passi e mi righi la macchina, cioè ti denuncio. Quindi per questo è intervenuta la polizia, ha detto vi android area. Ok, quindi io non... Quindi c'è distinzione tra android e... C'è distinzione tra androide e essere umano. Però appunto, cioè, non mi puoi te danneggiare il mio androide. Vengo lì e ti faccio un culo come una campana. Primo. Secondo. Mi hai rubato il lavoro. Allora, questo qui è un aspetto molto, molto delicato. Anche tra... Anche ovviamente tra esseri umani si dice mi hai rubato il lavoro. Me la butto lì. È l'androide che gli ha rubato il lavoro? O è... Ah, è già finito il capitolo? Ah, Marcus Pre... Quindi avevamo un solo finale. Avevamo due cose che potevamo fare, come ascoltare l'ambulante, però non l'abbiamo fatto. E altri due sopra. Opinione pubblica, scetticismo. Io vorrei dividere, ora mi dispiace molto perché anche questo episodio da pochi minuti, però rispetto ai miei soliti episodi direi che secondo me potrebbero andare bene questi minutaggi, ecco, ditemi anche voi. Però volevo finire un attimo il discorso di prima che mi sembra abbastanza importante. Ella è Marcus, ora lui ha detto se mi hai rubato te il lavoro, non credo si riferisse direttamente a Marcus, ma in generale all'androide. È l'androide che ha rubato il lavoro o è stato l'uomo a non saperselo tenere o perlomeno a sapersi rinnovare? È molto facile puntare i dito e dire sì, è colpa tua, è colpa tua. Fino a quanto è colpa dell'essere umano e colpa invece del... È sempre colpa dell'essere umano, però... È colpa dell'essere umano ad aver rubato qualche cosa o è colpa dell'esserselo fatto rubare? David Cage, secondo me, ci sta incominciando a buttare addosso queste domande. Spero... Vengo a casa tua e ti cerco, David Cage. E vengo a casa tua e facciamo quattro chiacchiere io e te, che non mi deludi. Non mi deludi come Beyond.
Ragazzi, grazie mille di essere stati in mia compagnia. Io sono Itami, questo è stato Marcus e Connor nell'episodio precedente. No, abbiamo visto Marcus, Kara e Connor. Questo è Detroit Become Human. Alla prossima.